Una pioggia di ordinanze colma gli acquedotti svuotati dall'annunciata siccità. I provvedimenti sono generalmente improntati sul buonsenso e chiedono ai cittadini di fare uso razionale dell'acqua. Una richiesta rivoluzionaria in un paese che da decenni ha una media di spreco del 38% dell'acqua potabile che immette in una rete dove un tubo su quattro ha più di 50 anni. Poi, siccome siamo gente d'ingegno, abbiamo un sindaco che impone ai parrucchieri un solo shampoo ai clienti o quello che permette di lavare le auto con acqua potabile, chiarendo così cos'è prioritario durante una siccità. C'è poi chi ordina di limitare l'uso dell'acqua al minimo necessario per innaffiare o per scopi ludici o ricreativi. Che cosa si intenda per minimo necessario sta evidentemente al nostro buon cuore. Per i trasgressori multe da 20 a 500 euro e carabinieri a frotte tra parrucchieri, balconi e piscine. Parlando dell'ordinanza di Milano, il quotidiano di Confindustria scrive che potrebbe essere solo un primo passo, un'allusione neanche troppo velata sul futuro prossimo della più europea delle città italiane. Le ordinanze ci richiamano all'uso lungimirante della risorsa acqua, ma sono anche una spia del nostro essere propensi all'emergenza più che all'ordinaria manutenzione. Per parafrasare un noto meteorologo, dobbiamo imparare a gestire l'inevitabile per evitare l'ingestibile.